non si uccide per una vignetta, cioè non ci sono dei fondamenti in nessuna religione, non nell'Islam, che possa avallare la violenza per delle frasi o delle cose dette, perché di questo stiamo parlando comunque. Bismillahirrahmanirrahim, Abdelmajid Macaluso, imam, responsabile, uno dei responsabili regionali della Coreista Italiana, organizzazione che rappresenta l'Islam in Italia e che racchiude e rappresenta tutti i musulmani italiani. Qual è la valutazione dell'accaduto in Francia della sua comunità che lei rappresenta? Possiamo parlare di un coinvolgimento della tradizione islamica, dell'Islam, in situazioni in cui il terrorismo si manifesta, la cattiveria, in maniera nuda e cruda. La situazione in Italia e in Sicilia, quanti sono orientativamente i musulmani presenti nell'isola e come questi musulmani interagiscono con la comunità locale? Per quello che ci è dato sapere, i musulmani in Sicilia sono, credo, intorno ai 40-50 mila. Tenga conto che c'è delle situazioni anche di lavoro stagionale, specie d'estate, e devo dire che l'interazione e l'integrazione, anche grazie a quel naturale spirito di apertura tipica dei siciliani, non ha mai creato problemi di nessun genere. Quindi lei esclude che si possano verificare degli atti terroristici qui in Sicilia? Lo escluderei sulla base delle mie conoscenze. Abbiamo un eccellente monitoraggio da parte degli organi preposti come la Digos e comunque i servizi segreti che fanno bene il loro lavoro. Ritengono che siamo considerati certamente un popolo dove praticare l'Islam proprio sul loro territorio è cosa buona. E la sua organizzazione come si muove per favorire l'integrazione degli immigrati, quindi degli islamici che vengono da altri paesi del Mediterraneo e la comunità locale? La prospettiva è sempre e comunque quella conoscitiva, perché se non c'è conoscenza non c'è neanche un'azione. Per cui abbiamo promosso presso le istituzioni, quindi dal governo centrale fino un po' a tutte le istituzioni locali, dei corsi di formazione che coinvolgessero la scuola, ma non tanto per i bambini musulmani quanto per gli stessi docenti che devono avere quelle capacità di conoscenza e discriminazione per potersi sostituire ai genitori, ricordiamo che è anche così a livello proprio di funzione, durante le ore di scuola, e in questo atto conoscitivo dentro alle scuole creare quell'osmosi che mantenga in equilibrio le comunità che si innestano sul nostro territorio e gli italiani. Lei quindi si fa portavoce di un islamismo moderato. L'Islam è una religione di pace, come tutte le religioni, e se posso chiarire, l'Islam è moderato. Non esiste un Islam moderato e un Islam non moderato, perché quando non è moderato non è più Islam.